Buongiorno e benvenuti nel mio canale. In un commento sotto a un video in cui spiegavo come aggiungere un filmato in un riquadro sopra un altro filmato, mi è stato chiesto se questo riquadro poteva essere anche mostrato con delle sfumature. Come avete visto nella demo iniziale è possibile farlo, è possibile mettere le sfumature ai quattro lati oppure anche soltanto a due lati. Per mettere sfumature ai quattro lati, vi faccio vedere, occorre andare nella scheda Color e fare questo diagramma dei nodi. Poi vi mostrerò come si fa a farlo, è più semplice a farlo che a dirsi. Oppure, in questo caso come vedete, vado su CTRL per vedere l'anteprima. Come vedete ci sono sfumature su tutti e quattro i lati. Ma si può mettere sfumature anche soltanto su due lati. Andiamo su File, Project Manager e scegliamo questo. In questo caso le sfumature sono solo su due lati, essendo il riquadro posto con i bordi coincidenti con quelli dello schermo. Andiamo su CTRL-F. In questo modo, quindi le sfumature sono soltanto su due lati. E allora, come vedete, il sistema dei nodi è molto più semplice. Quindi vi farò vedere come si procede in entrambi i casi utilizzando il gradiente. È la seconda volta che mostro come usare il gradiente in DaVinci Resolve. Dunque, torniamo alla pagina iniziale, Project Manager. Questa sarebbe la pre-interfaccia che si apre nel momento in cui si apre DaVinci Resolve. Andiamo su New Project. Chiamiamo questo progetto sfumature, si va su Create e si crea un altro progetto, si va su Edit e adesso nella Media Pool dobbiamo trasportare i due video che saranno utilizzati, uno come sfondo e uno come riquadro. Questo è il video che userò come sfondo. Vado su Change per uniformare il frame rate. Questo è il video che utilizzerò come riquadro. All'inizio vi farò vedere come creare le sfumature su due lati e poi su quattro. Dunque spostiamo il video da usare come sfondo nella timeline e poi spostiamoci sopra il video da usare come riquadro. Pareggiamo la lunghezza dei video, in questo modo. Ora si seleziona il video sovrastante, bisogna diminuirne lo zoom, si va qui su Inspector, Zoom, qui si controlla che sia acceso questo pulsante che serve per sincronizzare lo zoom X con lo zoom Y, quindi diminuisco, diciamo, questo livello, e adesso devo far coincidere i bordi di questo schermo secondario con quelli dello schermo primario. Quindi vado su Position X e lo sposto tutto sulla destra fino a che non arriva al bordo, poi vado su Position Y e lo sposto sulla destra fino a che non arriva al bordo, in questo modo. Allora vado nella scheda Color, qui come vedete c'è un solo nodo, qui chiaramente per vedere i nodi si va così. Come vedete è selezionata la clip sovrastante, quindi ha selezionato la clip sovrastante, si va con il destro del mouse qui sull'area dei nodi e si sceglie Add Alpha Output per creare una uscita della trasparenza che verrà aggiunta qua. Come vedete qui è stata aggiunta un'uscita della trasparenza. Adesso si clicca sempre con il destro del mouse sul nodo e si va su Add Node e si aggiunge un nodo parallelo, Add Parallel. Questo è un nodo parallelo. Come vedete i nodi seriali sono una cosa, i nodi paralleli sono un'altra cosa. Questo è il nodo parallelo. A questo punto si unisce l'output della trasparenza del secondo nodo con quello della
con l'output della trasparenza, questo qua a caso. Come vedete qua è scomparso il video di sfondo, si seleziona questo, si va qua su Window, no Windows ma Window, senza la S, e si sceglie gradiente. Lo possiamo scegliere da qua oppure anche da qua, è rilevante, scegliamo da qua. Come vedete si visualizza questo strumentino per applicare il gradiente. Noi dobbiamo applicare i gradienti in modo da usare, da inserire una trasparenza. Cioè, come direzione va bene questa, come intensità si può diminuire o aumentare il gradiente, come vedete, e si può anche girare, cioè ruotare, e qui si può spostare, ecco. Si sposta così in modo da creare una sfumatura. Possiamo aumentare magari o diminuire, così mi sembra che vada abbastanza bene. Ecco fatto. A questo punto si unisce l'output della trasparenza del primo nodo con l'input della trasparenza del secondo nodo. In questo modo si seleziona il primo nodo e si va ancora sul gradiente. Qui o qui è la stessa cosa, si va sul gradiente e come vedete verrà creato l'altro gradiente. Stavolta si sposta in questo modo, si gira, cioè si ruota, così. E poi con questo invece si sposta lateralmente fino a creare la sfumatura. A questo punto abbiamo creato la sfumatura. Andiamo su CTRL F per vedere l'anteprima. Come vedete, c'è una sfumatura sui due lati. Si torna alla visualizzazione normale. A questo punto non resta che esportare il video. Chiaramente si va su Deliver, io non ve lo faccio vedere, ma si va su, qui si dà il nome, si sceglie la cartella destinazione, si sceglie formato MP4, poi si va su Add to Render Queue e poi infine su Render All. E adesso vediamo invece come fare con i quattro lati sfumati. Si utilizza lo stesso sistema, già su File stavolta, Project Manager e New Project, stavolta chiamano le sfumature. Quello si chiama sfumature 2 stavolta, ma le sfumature 4, perché sono 4 le sfumature, si va su Create, si va su Edit, nella Media Pool si trascinano gli stessi due video che abbiamo visto in precedenza, cioè il bosco e quest'altro, si va su Change per uniformare frame rate e adesso si trasporta il video di sfondo sulla timeline. In questo modo, poi si sposta sempre sulla timeline, ma nella traccia sovrastante il video da mettere in un riquadro. Ecco fatto, si pareggiano i due video, anche se non è strettamente necessario, si può chiaramente tenere un video soltanto per una breve parte sopra l'altro video. Comunque facciamo così, selezioniamo il video sovrastante e andiamo sempre sullo zoom e impostiamo una dimensione, chiaramente bisogna andare su rispetto. Spostiamo questa dimensione. Adesso con position X e position Y non è che lo facciamo coincidere con i quattro lati, ma lo mettiamo da un'altra parte. Possiamo metterlo in basso, a destra, dove ci pare. Ecco, per cambiare un po', mettiamolo qui. Ecco fatto. E adesso andiamo su Color, come abbiamo visto in precedenza. Qui aggiungiamo naturalmente l'output alfa, destro del mouse, add alfa output, questo qua, poi selezioniamo questo nodo, destro del mouse, add node, add parallel, un nodo parallelo, seleziona ancora, destro del mouse, add node, add parallel, e sono tre, poi si seleziona ancora. Add node, add parallel e sono 4. Spostiamo un po' così. Si unisce l'ultimo nodo, il quarto nodo, l'output della trasparenza con l'input della trasparenza finale. Così. Ecco fatto. Sparisce il video di sfondo. Lo si seleziona. A questo punto si va chiaramente sul gradiente come prima. E bisogna impostare il gradiente in uno dei quattro lati a scelta. Scegliamo questo lato qua.
e abbiamo impostato la sfumatura nell'ultimo lato, nel lato in basso, diciamo così. Poi scegliamo il terzo nodo, aggiungiamo la trasparenza, cioè colleghiamo l'output della trasparenza di questo nodo con l'input della trasparenza del nodo precedente. In questo modo, dopo averlo selezionato, si va ancora sul gradiente. E adesso postiamo il gradiente da un'altra parte. Lo giriamo, lo mettiamo tutto perpendicolare e poi lo spostiamo qua. Ovviamente possiamo anche impostare la dimensione della trasparenza, così ci sembra vada bene. Poi selezioniamo il terzo nodo, colleghiamo l'output della trasparenza del terzo nodo con l'input della trasparenza del terzo nodo, questo è il secondo, questo è il terzo. Dopo aver selezionato il secondo nodo, applichiamo sempre il solito gradiente e adesso magari giriamo un po', ecco così, e applichiamo la trasparenza a questo lato. Anche in questo caso possiamo diminuire o meno l'intensità. Così va bene. Infine andiamo sul primo nodo, uniamo l'output della trasparenza con l'input della trasparenza del terzo nodo, cioè del secondo nodo. Diciamo questo è il primo, secondo, terzo e quarto, tanto per non fare confusione. Si seleziona naturalmente e adesso non rimane che aggiungere la trasparenza soltanto a quest'ultimo lato. Quindi si va ancora sul gradiente, qui si gira in modo da portarlo così, e poi si sposta in alto fino a creare la trasparenza in modo che non si veda il nostro lato. Adesso possiamo guardare la anteprima, per vederla meglio si va su CTRL F. Questa è l'anteprima. Come vedete è un risultato abbastanza buono, però si può magari qualcosa si vede dei lati. Si può quindi tornare per esempio, sul primo nodo e magari aumentare ancora un po' di più la trasparenza. Poi si va sul secondo nodo e si aumenta ancora un po' di più la trasparenza. Poi si va sul terzo nodo e si aumenta ancora un po' la trasparenza. Poi si va su quello iniziale e si aumenta ancora un po' la trasparenza. CTRL F. In questo modo, come vedete, questo è l'anteprima, si torna alla situazione della visualizzazione standard, si va su Deliver, si va su, chiamiamolo sfumature, va su Browse, si sceglie la cartella di destinazione, Save, il formato si lascia MP4, ce ne sono altri naturalmente, poi si va su Add to Render Queue. Verrà creato questo riquadro nell'area dei jobs. Si va infine su Render All per la codifica del video. Alla fine della codifica del video potremo riprodurlo e quindi abbiamo mostrato un video in un riquadro di un altro video, però con i quattro lati trasparenti. Quindi abbiamo visto come mostrarlo con due lati trasparenti e anche con tutti e quattro i lati trasparenti. Questo è tutto. Magari il gradiente di DaVinci Resolve lo potremo utilizzare anche molte altre volte. Per adesso vi ho fatto vedere soltanto due video con il gradiente. Alla prossima volta.